Salernitana non si ferma più, la squadra granata che con la decima vittoria in 13 partite della gestione Carrone consolida il proprio primato in classifica e si conferma la più forte del campionato, anche contro un avversario giovane ma di qualità su un campo pesante e con il gol che vale 3 punti giunto dopo una doppia rimonta dei padroni di casa. Salernitana quasi con la stessa formazione della sfida con il Martina, l'unica novità la presenza tra i titolari di Pive e non di Cristiano Rossi. Il 3-5-2 de granata non mette però paura al Gavorrano che comincia su ritmi alti. L'avvio gara regala subito emozioni ed occasioni con la difesa della Salernitana non impeccabile che si affida soprattutto all'esperienza di Molinari. Poi sale in cattedra la Salernitana sul terreno pesante dove è difficile giocare, sono alla carica Mancini, alla fine il più bravo che va vicino al vantaggio dopo 7 minuti. La partita è vivace e diverte il pubblico, oltre 300 quelli di Fede Granata, da registrare una scazzottata tra i tifosi salernitani subito sedata dal buon senso dei presenti. Prima della mezz'ora il Cobra Ginestra, poi decisivo in acrobazia impegna Lanzano. È il preludio al gol del vantaggio, il tiro cross di Mancini manda in tilt l'estremo difensore del Gavorrano che regala alla Salernitana un'opportunità d'oro. Guazzo c'è e non sbaglia, realizza così la sesta rete stagionale, quella che sblocca il risultato. Per il Gavorrano una vera e propria doccia gelata, ma i toscani non accusano il colpo e provano subito a riportare in equilibrio il punteggio, ma senza successo. Poi la ripresa che non ti aspetti, sotto lo sguardo di Lotito giunto nell'intervallo accade tutto. La Salernitana comincia bene cercando di legittimare il risultato. Al 51esimo minuto arriva anche il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'inserimento del giovane Perpetuini è puntuale e per la Salernitana ecco il 2-0 che manda in estasi i tifosi granata. Partita è chiusa, ma che il Gavorrano sembra alle corde, tramortito, incapace di reagire e di impensierire i granata che si affidano anche alla freschezza del nuovo entrato Gustavo. Nelle ripartenze la Salernitana è sempre pericolosa e il risultato sembra in cassaforte. Solo una sensazione però, perché la reazione del Gavorrano, complice un inatteso calo di concentrazione dell'11 di Perrone, arriva puntuale. A 17 minuti dalla fine la disattenzione della difesa della Salernitana su un corner dei toscani è evidente e Moscati riapre così la partita con una conclusione a pochi metri dalla porta di Giannarilli. La Salernitana sbanda inspiegabilmente, dopo soli 5 minuti il Gavorrano colpisce ancora. A centrocampo i granata perdono il possesso palla, il break è micidiale e Gurma con la difesa avversaria fuori posizione mette a segno il clamoroso 2-2. Incredibile ma vero. Ma la reazione della Salernitana è straordinaria e puntuale, così il cross di Gustavo mette in difficoltà Fatticcioni ed il Cobra Ginestra è lì puntuale alla deviazione vincente. Nono gol per lui e per la Salernitana ecco la decima vittoria, forse la più importante di questa prima parte del torneo. Il finale di gara è un trattato sulla sofferenza, ma la Salernitana gioca di cuore e carattere, si difende nel migliore dei modi, rischia in alcune circostanze, il Gavorrano va pure in gol, ma il fuorigioco è netto e così dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara sancisce il successo, l'ennesimo dei granata. Sabato prossimo, ultima partita dell'anno con il Teramo alla Richi. Non ci sarà lo squalificato Montervino. E allora, insomma. Meno male. Ma perché meno male?